Allora, partiamo con una nuova, un nuovo appuntamento, martedì ore 21, siamo in web radio in diretta col dottor Mozzi, un appuntamento tutto da ascoltare perché noi facciamo questa prova, vediamo, secondo me sicuramente con merito del dottore faremo anche grandi numeri come al solito e quindi vi dico anche 342-397-2391, il numero del WhatsApp che vedete in trasmissione quando facciamo l'appuntamento televisivo, ma è anche per il modo per interagire con noi in radio. Ciao Piero, come stai? Ciao, ciao Paolo e un saluto a tutti quanti quelli che sono in ascolto. Stiamo. Poi, certo. Poi noi lo faremo anche vedere questo appuntamento. Prima va in radio e poi faremo anche il formato podcast o comunque quello di YouTube con non si vedrà niente, ma si sentirà, però almeno la gente vederlo e tutto quanto come al solito. Quattro chiacchiere, un'oretta e volevo subito chiederti qualcosa, cosa ne pensi, perché sai, in questo momento un po' duro l'informazione, diciamo che per rimanere un po' veramente informati oggi, secondo me oggi oltre al telegiornale bisogna per forza andare a guardare la rete, perché quello che stiamo vedendo anche con l'occasione di Trieste fa pensare, almeno il sottoscritto pensa e dice, ma questa informazione è solo da una parte o anche dall'altra? E grazie alla rete magari si possono anche trarre delle proprie conclusioni, no? Tu cosa ne pensi, Piero? Ma certo, qua oramai l'informazione, non so se si chiama informazione o se si chiama disinformazione o nulla informazione, non esiste oramai. Tutti quanti vedi come sono ingobbiti, ecco, e quindi a cominciare dai massimi vertici, tutti quanti sono ingobbiti e niente, non c'è santo che tenga. L'Italia invece che destarsi, sì, qualcuno ha cercato di destarsi, ma la maggior parte sono proprio lì, anestetizzati, proprio ci hanno dato morfina, certo. Tutto spiano. Certo. Senti, anche i vertici del paese, il presidente Mattarella onestamente ha detto queste operazioni ostacolano l'Italia, tutte queste proteste non fanno ripartire il nostro paese, però voglio dire, io onestamente qualche critica non dico al presidente, però il modo di fare politica, questa politica non penso che sia abbastanza vicino a tutti i pensieri, cioè, secondo me il presidente della Repubblica, il governo, comunque dovrebbe essere qualcuno che lega le varie idee, no? Trova una sintesi. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, penso una cosa, che forse sarebbe opportuno emigrare in Spagna, dove magari trovi degli organi di vigilanza e degli organi di controllo che funzionano. La Corte Costituzionale spagnola gli ha dato alto là e chi va là, ecco, quando il governo ha cercato di, anche là in Spagna, di imporre determinate misure che poi non erano neanche misure quelle che proponevano come queste, liberticide, perché queste sono misure liberticide, e proprio misure da estorsori. Articolo 629 del codice penale, ecco, se uno lo va a leggere, ecco, si rende conto che le misure adottate da questo governo sono misure che tipiche, caratteristiche di un qualcuno che vuole estorcere, ecco, delle cose su altri. Non so più cosa dire, tanto prima o poi Paolo, la verità verrà fuori. E non so se quando verrà fuori la verità qualcuno avrà un posto sicuro dove andare a riparare. Non lo so, perché non è pensabile, non è ammissibile che la storia italiana abbia preso questa piega. Adesso sentivo poco fa nei commenti che le badanti devono essere rimosse dalle abitazioni, perché se no chissà che cosa causano. Ma che cosa causano? Ma non lo so, i dati di oggi sono ufficialmente, visto che hanno fatto 600.000 tamponi, pensa te che spesa immensa, incredibile, più di 600.000 tamponi.
il 4% di positività, il 4%, no, lo 0,4%, quindi siamo a dei livelli veramente in qualcosa che non esiste. Poi hanno detto, non lo so, in rianimazione più 3 casi, ma ti rendi conto, su un paese di 60 milioni dicono, lo dicono anche, ma questi qua sono robe da prendere, che prendono, le usano per prendere per i fondelli la gente, il popolo, e il popolo in effetti, il popolo si è incazzato, hai visto, sono state le elezioni, non è andato a votare, queste qua che si parla di democrazia, ma quale democrazia, è andato a votare se va bene il 40% e quelli che hanno preso il 60 del 40, che cosa corrisponde? Il 24%, il 25% una volta era minoranza estrema, per cui la vera maggioranza dovrebbero detenerla quelli che non sono andati a votare, i non votanti dovrebbero andare al potere, al governo. Ecco, è tutto lì, però è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Proprio gli organi di garanzia, gli organi di vigilanza, gli organi di controllo non esistono. Qui qualcuno ha allungato le mani sulla democrazia, sulla libertà, sulla Costituzione. Certo. C'hanno voglia a dire, Paolo, c'hanno voglia a dire i Novax, i No Green Pass e tutto quanto. Hai sentito oggi i commenti della Lamorgese, il ministro dell'interno, che cosa ha detto? È un qualcosa di non prevedibile. Ma un ministro dell'interno che dice con qualcosa di non prevedibile. Ma Crepio Mondo, non sei capace di schierare davanti al, e di sbarrare l'accesso alle vie dove c'era la sede centrale della CGIL? E poi che cosa hanno fatto questi per buttare proprio sabbia negli occhi? Neanche fumo, sabbia negli occhi. Che cosa hanno fatto? Sono andato a Trieste a ammazzare quelli che dimostravano più che pacificamente. Bene, come è successo? Ne abbiamo parlato, come è successo il 21 luglio, sabato 21 luglio 2001 a Genova. Basta, a bastonare chi dimostrava pacificamente e a lasciare porte aperte, strade libere alla devastazione dei Black Bloc. Basta, è una cosa, no, ma niente, gli incapaci dovrebbero sparire, essere presi a calci nel sedere e sparire. Non è pensabile, perché qua veramente i dubbi ci sono, le certezze sarà impossibile avercele, perché figurati, il gatto e la volpe non è che si fanno scoprire subito, ma i dubbi che soprattutto nella settimana che precede i ballottaggi, che succedono questi fatti qua, insomma, ti viene più di un dubbio, più di un sospetto. Vabbè, comunque, prima o poi l'Italia si desterà. E infatti. Allora, poi è morto anche Colin Powell. Ma tu li conosci? Tu chi conosci? Tu conosci i No Vax? Conosci i No Green Pass? Ma tu li conosci i No Cost? No. Non li conosci? No. Questi sono i No Cost. I No Cost, quelli che hanno stuprato e ucciso la Costituzione. Ah, ok. I No Cost, quelli che l'hanno soppressa. Basta. Questo, ma chi è peggio tra i Novax, i No Green Pass e i No Cost? Chi è peggio? No cost. Non c'è pericolo, non c'è pericolo, i più pericolosi sono quelli. Gli altri, cosa vuoi mai? Non, decidono per sé e non decidono per altro. I No Cost invece decidono per tutti quanti. Ed è questa la storiaccia. Certo. Senti, è morto Colin Powell, l'ex segretario USA quando c'era George Bush, è morto in seguito alle complicanze di coronavirus. Tra l'altro lui è stato vaccinato con 2 dosi. Quindi, non pensare subito male, ecco, non pensare subito male. Doppia dose di vaccino che si muore. Ma secondo te, sarà morto per un'infinità di altre cose, impossibile che sia morto se era doppiamente vaccinato, è impossibile, non esiste, ma va là, cosa dici? Vai a diffondere menzogne, Paolo, guarda, sai che le bugie hanno le gambe corte. Colin Powell non è morto per quello, è morto per le maledizioni che le ha tirato dietro Saddam. ci hanno messo un po' di tempo per realizzarsi, ma ci ha lasciato le penne, forse ha tribolato anche. Cribbio,
quello lì che ha diffuso delle falsità, altro che fake news, quelle che dicono adesso. Quelli sì, della banda Powell e Bush Junior. Mamma mia. Mamma mia, con quei missili là, eccoli là, sono là i missili. Guardate questa fialetta, guardate che cosa c'è dentro. Ci sono stata dentro dell'acqua ossigenata o della candeggina. Pensa a te che roba, in mano a che banditi è stato il pianeta e tuttora facilmente in mano a banditi analoghi. Robe da chiodi, robe da chiodi. Beh, ma quindi voglio dire, alla fine della fiera non è detto che uno che abbia fatto il vaccino due dosi, che può, cioè, non morire, può non ammalarsi, non morire, non avere problemi, li può avere, no? Ma Abbiamo parlato certo. anche nell'ultima trasmissione anche dei giocatori di calcio che sono vaccinati eppure sono risultati positivi, Certo. no? Sì. E Quindi. tra l'altro c'era Theo Hernandez positivo, no? Nonostante il doppio vaccino, che poi subito hanno incolpato i francesi. Ecco, guardate i francesi, c'era anche, l'avrà preso da Rabiot, che era anche lui nazionale di Francia, anche lui gioca nella Juventus, risultato positivo. Poi che cosa ti succede? Ti succede che Brahim Diaz, altro bravo giocatore spagnolo che gioca nel Milan, te, guarda te, positivo, ma quello lì non giocava assolutamente, non giocava assolutamente nella Francia. E non ha neanche giocato la finale contro la Francia. Per cui, pensa a te, quello lì è stato contagiato a Milano, negli ambienti del Milan. Ci ha messo sicuramente un po' di tempo, ecco, ed è saltato fuori la storia della positività, che poi non vuol mica dire niente, insomma. Essere positivi non vuol dire niente, perché il problema è quando si sviluppano delle malattie gravi e severe. Ecco. E poi, se uno muore come Colin Powell, 84 anni, ma che problema c'è? Ma che problema c'è? È andato ben oltre la media, diciamo così, ecco, della vita negli Stati Uniti. I maschi negli Stati Uniti non hanno come aspettativa di vita, il termine giusto, appunto, aspettativa di vita, gli 84 anni. È più bassa. Per cui lui è campato più di quello che l'aspettativa di vita negli Stati Uniti sancisce. Ma cosa vuoi mai farci qui? Qui è proprio una cosa, niente. Comunque il diavolo continua a dirlo, fa le pentole ma non i coperchi. Prima o poi la storia avrà la sua veridicità. Guarda che ho guardato poco fa, prima di collegarmi con te, i dati di Israele. Oggi Israele, 20 decessi. 20 decessi. Un paese sui circa 9 milioni, all'inizio dei 9 milioni. Quindi, pensa a te, che se fosse moltiplicato per almeno 6 o tra 6 o 7, ecco, rispetto all'Italia. 2 per 7 sarebbe 14, 2 per 7, 2 per 6 sarebbe 120, o 120 o 140 decessi rapportati alla popolazione dell'Italia, un paese che ha vaccinato tutti quanti, tranne i palestinesi hanno vaccinato praticamente, e gli ebrei ultra ortodossi non ha vaccinato nessuno, forse perché quelli lì erano in Palestina e allora in Palestina non ci andavano a vaccinare nessuno, e quindi è lì. Ma Certo. chi? E l'India invece, vai a vedere i dati di oggi, non supera i 150 decessi e i 13.000 contagiati, 1 miliardo e 3, robe incredibili. L'India praticamente con questi dati sì che è effettivamente fuori da questa storia. Non parlo della Cina perché anche i numeri della Cina sono 0-0 e basta. Quella della Cina non sono stati proprio graziati da qualche divinità cinese, anche se non sono Può religiosi, essere, c'è può essere. qualcuno, sarà lo spirito di Mao, l'anima, lo spirito di Mao che sorveglia sopra la Cina e la preserva dai danni da Covid. Ecco. Certo. Senti Piero,
c'è qualche messaggio che incomincia ad arrivare e quindi io te li leggo e sì, gli diamo un po' una risposta. C'è ad esempio Stefano che scrive: dottore, le sue sono tutte delle bellissime parole, avrà anche ragione, ma c'è anche chi ha dovuto fare il vaccino per forza, altrimenti il lavoro l'avrebbe perso, nel suo caso, perché dice: ho anche due figli, non sì, posso certo pensare. Quindi ci sono anche queste realtà. Sicuro, infatti ho ben parlato di estorsione, articolo 629 del codice penale. Questo, se lo mettessi in atto tu o lo mettessi in atto io nei confronti di qualcun altro, verremmo giudicati per estorsione. Lo fa lo Stato italiano e tutto va bene. L'ho detto. Poi qualcuno dovrà ben render conto. Perché quello che sta succedendo, che è successo, le decisioni prese sono un qualcosa di anomalo, che non esiste in nessun paese dell'Europa, diciamo, non andiamo a cercare nel pianeta, perché magari il Turkmenistan può anche essere che ne abbia adottato un analogo simile. Nei paesi dell'Unione Europea non c'è nessuno che abbia fatto queste scelte. Non parlo di quegli estremisti svedesi. Ecco, che quelli sono estremisti. Ecco, lo sai che gli estremisti svedesi non hanno mai messo la mascherina, non hanno mai chiuso nessuno e anche adesso non hanno mai adottato nessun Green Pass. Bene, e se uno va a vedere i numeri degli estremisti svedesi, vede che sono incredibilmente migliori rispetto a quelli dell'Italia e di altri paesi europei, anche è appena uscita dall'Unione Europea, della Gran Bretagna, che oggi i dati della Gran Bretagna, che anche lì ha vaccinato tantissime persone, sono superiori ai 200 decessi. E anche rapportati Israele, rapportata ad Israele, che Israele ha 9 milioni, la Svezia 10 milioni e mezzo. Quindi sono decisamente, la media nei 10 giorni dei decessi in Svezia sono di circa 5 decessi al giorno. Ok. Senti, io ho una telefonata, un messaggio che arriva addirittura dalla Svezia. È la signora Samantha, che ha 36 anni e ci scrive da Malmo, ci ascolta e ci segue da Malmo anche con le dirette. Si è trasferita per lavoro circa 3 anni fa. È un gruppo A, tra 3 mesi diventa mamma, sarà una bambina. Lei dice: mangio quasi sempre pesce e verdure, ma alla sera mi si gonfiano le gambe. Mi può consigliare qualche rimedio? Allora, questa mamma, gli anni ha detto che sono 36. Non ha detto il gruppo del sangue? Sì, gruppo A. Gruppo A. Non ha detto l'altezza e il peso, no, che sono no, cose fondamentali. Sapere adesso che manca poco al parto quanti chili è aumentata, e mi sembra strano che solamente con pesce e verdure le si gonfino le gambe. Sicura che non mangia della frutta? Che non mangia qualche altro amidaceo, farinaceo, qualche altro cereale, anche riso e mais o miglio, che possono essere tollerati dal gruppo A, potrebbero creare qualche problema. Per cui la questione mi sembra strana. Ecco, non credo che mangi solamente verdure e pesce. Ok. Sì. E poi appunto attenzione all'eccesso di liquidi, perché a volte dicono sì bisogna bere. Ultimamente mi è capitato, il gonfiore delle gambe è proprio quello. Come? Il gonfiore delle gambe è proprio dovuto all'eccesso di liquidi, potrebbe essere? Sì, è un eccesso di liquidi, che possono essere un eccesso di liquidi introdotti oppure dei liquidi che non vengono eliminati, che però per trattenerli si vede che c'è una situazione, una condizione particolare. E come dicevo, attenzione, perché a livello anche planetario viene avanti sempre il discorso di dire che bisogna bere almeno 2 litri d'acqua. Guarda, mi è successo il caso con un signore monorene, ossia che un rene gli è stato tolto.
e che aveva dei valori, sì, non tremendi, ma accettabili, ecco, con valori che riguardavano la funzionalità renale, non erano proprio sballatissimi, ma stavano segnalando una tendenza, ecco, a diventare un po' seri. E che gli avevano detto? Ma lei deve bere molto. E figuriamoci, una persona con un monorene, con un solo rene. Bere molto, e poi sai che cosa gli davano? Gli davano dei diuretici, per cui gli davano diuretici per smaltire l'eccesso di liquidi, e poi gli dicevano di bere molto, al che c'è qualche incongruenza, almeno io ragiono terra a terra, ecco, non mi pongo quesiti Certo. scientifici o meno, ragiono come penso che potrebbe ragionare ogni persona che dice, ma vediamo. Ci sono tanti liquidi, i casi sono due, o non li elimini o ne introduci troppi. Quindi attenzione all'eccesso di liquidi. E poi attenzione però ai dolci, agli zuccheri e agli amidi. Certo. Senti, invece qua c'è una signora che si chiama Silvia, che ha 53 anni ed è in menopausa. Però da più di un anno e mezzo le è stata diagnosticata l'osteoporosi. Lei è un gruppo B, però dice, nonostante regolare attività fisica, buona alimentazione con legumi e le verdure, cerco di togliere la carne e sono intollerante al lattosio, ma si ha dei suggerimenti appunto per combattere l'osteoporosi. Ma intanto per dare un giudizio bisognerebbe avere sotto mano, sott'occhio, insomma, i referti, la mocca, l'ultima mocca e magari anche quella precedente per vedere se c'è stato un aggravamento della situazione. E, perché se no così non posso dare un giudizio abbastanza preciso. Posso dire che sicuramente. Ecco, magari non è che si è scatenata adesso, poteva essere che questa osteoporosi, che poi bisogna vedere se è veramente osteoporosi o se è osteopenia, è ben quello che sarebbe necessario vedere il referto. E può essere derivato che da una storia già precedente. Comunque, un gruppo B, tra le cose a cui deve stare proprio attentissima, sono il mais, il pomodoro, i cereali con il glutine. Sì, anche i latticini, ma credo che i maggiori responsabili sono quelli che vi ho detto. Attenzione alla frutta, perché la frutta in eccesso, anche se quelli di gruppo B, in genere ci vanno d'accordo con la frutta, insomma, c'è da stare attenti un po' Certo. a Senti, non ma eccedere. l'osteoporosi, ci sono delle avvisaglie che possono mettere sul chi va là le persone? Cioè, No, se non beh, so, se magari dolore. succede che una persona che non è proprio anziana, anzianissima, magari cade anche con una caduta banale e si rompe, ecco, qualcosa, un braccio, una gamba, una caviglia, via dicendo, e bisogna magari cominciare a dubitare e fare gli accertamenti, un po' più di accertamenti, insomma. Ma no, non ci sono avvisaglie, perché l'osteoporosi non dà assolutamente dolore, non dà fastidi, non è un qualcosa, non ha niente a che vedere con un qualcosa di infiammatorio. L'osteoporosi è che l'osso perde compattezza, è come se ci fosse qualcuno o qualcosa che, come dei tarli che lo vanno un po' a rosicchiare. E quindi. La questione è quella, comunque sono lì gli alimenti che sarebbe opportuno evitare, però le persone devono capire che le ossa sono un concentrato di proteine e un concentrato di minerali, per cui la carne sarebbe opportuno che la signora, anche perché è un gruppo B e va d'accordo con tantissimi tipi di carne, a parte il pollo, a parte il maiale, per il resto va d'accordo con tutto quanto. Ecco, sarebbe opportuno incrementare l'apporto di proteine. Poi vedrà lei se sono meglio le proteine dei vari tipi di carne oppure dei vari tipi di pesce adatti al gruppo B. L'importante è che aumenti. Poi, ecco, come ho detto, le ossa sono un bel miscuglio di proteine, sali minerali.
sali minerali non si prendono dalla frutta, ma si prendono dalla verdura e si prendono dall'acqua. Ecco, perché l'acqua è ricchissima, ricchissima di calcio. E poi, se uno va a vedere gli esami del sangue delle persone che hanno l'osteoporosi, ma in genere gli esami sono a posto. Non è che c'è carenza di calcio, che sarebbe impossibile, perché il calcio, ecco, è un minerale talmente importante in tanti equilibri per la funzione del nostro organismo. Però, appunto, siccome il valore del calcio deve sempre rimanere entro certi limiti, cosa succede? Che viene spazzolato dalle ossa. Per cui, quando si creano determinate condizioni di acidificazione dei vari ambienti dell'apparato digerente, ma anche del sangue, per riequilibrare, visto che l'equilibrio acido-base deve sempre rimanere appunto in equilibrio, a posto il nostro organismo rimuove il calcio dalle ossa. Quindi, certo, Ma l'attività fisica va sì. bene, attività fisica all'aperto con esposizione al sole, quando si è nelle stagioni adeguate, valide. Certo, e quando si dice la vitamina D per le ossa? La vitamina D, sai, la vitamina D, Paolo, hanno talmente innalzato i valori minimi, li hanno alzati tantissimo. Per cui ufficialmente sono proprio un'enormità le persone che risultano con la vitamina D carente. Poi però, visto che mi sono capitate ma tanti esami del sangue a cui dare un occhio ed esami di tantissimi laboratori sparpagliati su tutto il territorio nazionale, io ho visto che ci sono dei laboratori, ecco, che indicano dei valori bassissimi di vitamina D, che possono già essere considerati a posto, e altri invece che hanno quelle che adesso, che fino a 30, ecco, c'è carenza e via dicendo, e da 30 in su andiamo bene. Però io mi ricordo alcuni laboratori di alcuni ospedali che addirittura avevano indicato anche la differenza tra la vitamina D del periodo estivo, che deve essere sicuramente più alta, rispetto alla vitamina D del periodo invernale. Nel periodo invernale noi facciamo una vita ritirata, coperti in casa, il sole non è così fantastico come da maggio fino a settembre, e quindi è più facile avere dei valori di vitamina D più bassi nei periodi che vanno da ottobre, soprattutto novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Poi quando si cominciano ad avere le giornate con il sole che dura più ore al giorno, e il calore, e si può fare attività fisica all'aperto, allora le condizioni migliorano. Sì, mi ricordo, uno di questi me lo ricorderò sempre, perché è un ospedale di Genova, l'ospedale Galliera, dove aveva messo valori per i periodi invernali, valori per i periodi estivi, correttissimi. Dovrebbe essere adottato dal Ministero della Sanità e dire su tutto il territorio nazionale: adottate questa metodica per valutare la vitamina D. Senti Piero, qua c'è Marco che ha 46 anni e scrive da provincia di Milano e dice: io ho un problema, non riesco a scendere col colesterolo, viaggio da 255 a 265 e il dottore mi ha detto: basta, dobbiamo prendere la statina. Si può evitare la statina o cioè, si deve mettere a Ma dieta? Marco, quanti anni ha? Sì. Marco 46 ed è un gruppo 0. E c'è una cosa che ha scritto adesso e dice: sono ghiotto di salumi. Sì, ma i salumi, secondo me, più che il colesterolo, gli mandano su i trigliceridi. Secondo me. E invece è quel qualcosa che lui mangia insieme ai salumi. Perché in genere, che sia salame, prosciutto, pancetta, coppa e via dicendo, mortadella,
insieme ai salumi, è facile che le persone ci mettano qualche fettina di quel prodotto, ecco, un po' soffice, a volte un po' più secco, con una crosta esterna marroncina chiara e una parte interna chiamata mollica, ecco, un po' più bianca. È facile. I dolci, gli zuccheri, i farinacei, gli amidi sono loro che fanno alzare il colesterolo. Poi è lui che deve decidere, è lui che deve decidere se vuole prendere i farmaci o no. Io gli direi di provare, mettersi in riga, l'attività fisica, soprattutto la sera dopo cena, perché è la sera dopo cena che si tende ad accumulare il colesterolo, perché si cena, si sta fermi, si cena magari adesso per molti è il pasto principale, quindi si sfora più che facilmente con il pasto serale, poi si sta fermi e quindi il colesterolo lo si accumula. Perché sarebbe Comunque sempre adesso ci sono meglio. anche le farmacie che fanno il controllo del colesterolo, uno ogni 15 giorni può andare nella stessa farmacia, si fa il controllo e lo vede. Quando ha fatto 3, 4, 5 controlli in farmacia, va bene, va a fare un controllo ulteriore in un laboratorio d'analisi, così è più sicuro, più certo il risultato. E dove abita, ha Senti, detto, invece qua, non mi ricordo più. in provincia di Milano. Provincia di Milano, ma lo sanno quelli della provincia di Milano che la prima domenica del mese siamo a Pavia e la quarta del mese, la quarta e non la quinta, come ad esempio questo mese qua ce ne sono cinque, ma sarà la quarta, e siamo a Monza, Monza in piazza del Carobbiolo con il mercatino. Poi ci sono delle piante che possono aiutare, con gruppo zero, il carciofo, se non gli hanno tolto la cistifellea, è un prodotto validissimo per tenere a bada il colesterolo. L'elicriso, la betulla sono piante, erbe da cui si possono ricavare i cosiddetti estratti idroalcolici, che possono essere degli ottimi aiuti per tenere a Certo. bada il colesterolo. Però al colesterolo ci vuole alimentazione corretta e attività fisica corretta. Senti, ma per il colesterolo parlano anche del riso rosso fermentato, giusto? È un prodotto di Sì, base. parla ancora, ci sono dei prodotti a base di riso rosso fermentati. A volte ho visto che permettono di ottenere dei buoni risultati, a volte ho visto che non danno nessun risultato. Ma tutto dipende alla fin fine dall'alimentazione che uno adotta. Ecco, Certo. per cui sì. Senti, qua invece la signora Cristina che ci scrive, non ci scrive da dov'è, però è un gruppo sanguigno A positivo, ha 53 anni e dice: a me capita spesso di avere prurito su tutto il corpo, specie sulla schiena, però non penso che sia dovuto a qualcosa che mangia. Cioè, dice, come mai possono arrivare questi pruriti? Questi pruriti. Ed è che me lo dica lui da che cosa possono arrivare. Io penso che invece Adesso arriva. siano causati dall'alimentazione, se no dall'aria, dalle polveri, da che Vero. cosa? E allora che vada a vedere quando gli arrivano i pruriti, che vada a vedere e si scriva per filo e per segno quello che ha mangiato prima. Guarda, vedo fuori dalla finestra una luna piena strepitosa, bellissima. Bene, Colore bene. proprio giallino chiaro, fantastico. Luna Torniamo al piena. discorso di prima. Torniamo al discorso di prima, i pruriti sulla pelle, come mai che la Sì, signora pruriti sulla dice. pelle. Ma è questo signore? Da dove chiama questo No, signore? è una signora, non dice da dove, dice 53 anni, gruppo sanguigno A positivo. E quando le vengono, oramai le persone che ci seguono dovrebbero averlo capito, che quando vengono i pruriti, quando vengono da un prurito, uno sternuto, gli occhi che lacrimano, il naso che si tappa, ci scrivono quello che hanno mangiato appena prima, lo capiscono, insomma. E se no, se lei però ritiene che il cibo non c'entra niente, io non so cosa dire. In ogni caso, scriva quando le vengono. Mi sembra quasi impossibile, impossibile che vengano dei pruriti a digiuno.
Finora non mi è praticamente mai capitato di vedere che uno è colpito da pruriti quando è a digiuno, a meno che non siano causati, non so se assume dei farmaci, perché a volte anche i farmaci possono determinare dei pruriti, perché i farmaci, al di là dei principi attivi, facilmente possono contenere degli eccipienti che creano dei problemi, come lattosio, maltodestrine e via dicendo. Certo. Adesso mi puoi dire qualcosa della luna, che mi hai detto c'è una luna strepitosa. Sì, c'è la luna piena, bellissima, guarda, si è alzata all'orizzonte, ecco, sorge la luna dal monte, ti ricordi quella canzone? Bella, bella, è un colore giallo chiaro, quasi quasi di una luna estiva, perché nei periodi invernali le lune sono bianchissime, invece nei periodi, quando c'è ancora una temperatura accettabile, si va dalle lune quasi rossastre di luglio, agosto, fino alle lune gialle, giallastre, un po' ambra, color ambra degli altri periodi quando c'è ancora caldo. E allora ti Adesso poi, leggo quando invece. appena abbiamo finito, vai fuori, guardi bene l'orizzonte, se non ci sono nebbie, Sì, ecco. certo. E allora ti leggo il messaggio della signora Michela che dice: vi ringrazio per dice che ci regalate un po' di luce in questa società buia con le vostre trasmissioni. Quindi Appunto, la questo è luce, un la luce, messaggio de, bello la che luce della scrivono. luna piena, perché in No, effetti, perché poi ci sono anche quelli che. guarda, Vai, vai, vai. perché adesso con la luna piena ci si vede benissimo. Guarda, stanotte, che a un certo punto mi sono alzato, alle 2:30, mi era venuto in mente che forse avevo lasciato a caricare un grosso recipiente, un grosso tanica da 1000 litri per l'acqua, perché qua sì, ha piovuto un po' una decina di giorni fa, ma poi è tornata ad esserci secco, per cui bisogna tornare ancora a innaffiare. Sono sempre più pochi gli ortaggi che ci sono nell'orto, però bisogna. E allora a un certo punto mi era quasi venuto il dubbio in piena notte che non avevo tolto la canna che pescava dalla vasca della fontana, per cui avrebbe continuato a tracimare da questa tanica. Per cui sono andato, mi sono alzato, erano le 2:30 e praticamente non ho neanche avuto bisogno della torcia per arrivare fino alla fontana, che saranno 150 metri, ecco, e si vedeva benissimo, proprio senza problemi. Poi sono arrivato là e la canna l'aveva tolta qualcuno, per cui mi sono fatto questa camminata in piena notte. Ecco, va bene. Guarda, ti dico che venerdì scorso, quando sono venuto giù da Mogliazze per andare a Bobbio, tornare a casa dopo la trasmissione, a 100 metri da Bobbio c'erano due bellissimi cinghiali Sì. sulla strada, proprio per arrivare giù, che erano lì e si sono mossi. È la prima volta che ho visto di tutto, i cinghiali è la prima volta che li vedo, però lì proprio attaccati a Bobbio, e quindi è stato bello, un bel vedere, Per dai. fortuna, sì, per fortuna che non hai avuto un incontro ravvicinato come è successo a me un po' di anni fa col No, ma furgone non. che l'ho demolito ed era. No, no, va bene. Senti, andiamo avanti. Alberto, Ma ad 73 esempio, anni. ieri sera che tornavo da Bobbio, ecco, tornavo da Bobbio verso quasi le 8 di sera, arrivo all'altezza di San Cristoforo, un po' sopra le prime case, e vado avanti, non mi ero accorto che sulla mia destra, visto che sai bene com'è stretta la strada, sulla mia destra c'era un maschio di capriolo adulto. Non mi sono reso conto. L'ho visto perché era fermo immobile quando lui è schizzato via, ma proprio siamo stati neanche a 50 centimetri. Va bene. Va bene, va È bene. andata Senti, andiamo bene a avanti. me perché se no mi avrebbe demolito la macchina, è andata bene a lui, se no ci avrebbe lasciato le penne. Allora è andata bene a tutte e due. Alberto, 73 anni da Palermo, è un gruppo A, dice: io ho il valore del PSA 18. Dottore, cosa mi consiglia? A A Palermo, gruppo del sangue A. Palermo. Gruppo A, Alberto, 73 anni, e dice: valore del PSA 18, cosa mi consiglia? Li consiglio.
A Palermo ci sono tante verdure, quelle giuste, le guarda bene, quelle che non vanno bene e usa quelle che vanno bene. I legumi ci sono e soprattutto ci sarà un mercato del pesce strepitoso e strabiliante. Tutti i giorni che vada al mercato del pesce di Palermo si dimentichi non a fare un giro e basta, a fare un giro ed acquistare il pesce che va bene a quelli di gruppo A. Si dimentichi crostacei, molluschi, polipi, pesci affumicati ed è a posto. E il suo PSA può scendere. A Palermo i bagni in mare. Non è vecchio e stravecchio, 74 anni di bagno in mare, se li può permettere come, e sicuramente adesso ci saranno ancora tante persone che fanno il bagno in mare a Palermo, a Mondello e dintorni, che vada e si fa i suoi bei bagni e l'acqua di mare, l'acqua fresca dei torrenti, dei fiumi sarebbe meglio ancora. Però adesso sarebbe un po' troppo fredda e freddina, ma invece quella del mare va sicuramente bene. Pesce volontà. E poi bisogna sapere che cosa ha combinato per arrivare a un PSA 18. Quanti formaggi si è messo a usare? Spero che non usi delle birre, spero. E spero che non Vediamo se diretta poi ci scrive ancora. quelli che dicono che ci vuole il pomodoro perché contiene licopene, che se quelli di gruppo A si mangiano il pomodoro per fare scorta di licopene, la prostata gli può creare dei bei problemini, ecco. Certo. Senti, ancora una prima di chiudere, perché poi Nicola, che è 46 anni, gruppo A, ha i turbinati compromessi. Non respira senza un farmaco tipo la rinazina da 30, 30 anni. Questa cosa da circa un mese gli sanguina sempre la narice all'improvviso, sempre dopo o lo starnuto o dopo aver soffiato il naso. L'unico sgarro che si concede è la pizza il sabato sera con gli amici. Sì, e poi? E Quindi poi io ti dico quello che. non mangia pane, non mangia pasta, non mangia latte, yogurt, formaggi di nessun tipo. No, secondo me se ce l'ha da 30 anni questi problemi con i turbinati, c'è un qualcosa che lui quotidianamente introduce. Forse Ma sarebbe meglio opportuno che questo signor Nicola ci dicesse con un po' più di precisione che colazione fa, che pranzo fa, che cena fa e come è stato quello che abbiamo detto all'inizio, quando si presentano i problemi dell'epistassi, ossia del sangue dal naso, ma che si scriva tutto, il giorno, l'ora e quello che ha mangiato prima. Ok, se ci Però, sente. certo, ma una pizza per giunta con i quattro formaggi li può creare sia problemi turbinati sia anche un'epistassi, fermo restando che non sono due cose collegate, ecco, i problemi ai turbinati e l'epistassi. L'epistassi è una valvola di sfogo, fuoriesce del sangue che se non fuoriuscisse all'esterno potrebbe andare a creare problemi alla scatola cranica all'interno, il che sarebbe sì, perché finché il sangue esce fuori va bene, va benissimo. Il problema è quando il sangue trova una via d'uscita all'interno, che allora si va incontro a un'emorragia cerebrale che può essere letale, fatale, oppure lasciare dei residuati tremendi e terribili. Certo. Senti, l'ultima, l'ultimissima, non posso non leggerla, dai. 64 anni è il signor Matteo che ci scrive da Torino ed è un gruppo zero e dice che alla sera ha sempre la punta delle mani ghiacciata e la punta dei piedi ghiacciata. Come mai? Cerca di capire, voleva Ma la sera capire. quando va a letto? Alla sera quando va a letto, dopo cena, dopo cena. E invece prima di cena no? No. E allora No, devi scrivere così. Lui che si scrive. faccia venire, si faccia venire qualche dubbio, che magari la cena non è perfetta, oppure facciamo così, che mangi di più a colazione a pranzo, salta la cena che così i piedi non si raffreddano, né le mani nemmeno. Per i piedi,
c'è un ottimo rimedio. Le persone che hanno la tendenza, la caratteristica dei piedi freddi quando vanno a letto, acquistare una bella borsa dell'acqua calda, la famosa bowl dell'acqua calda, ecco, scaldano l'acqua e se la mettono in fondo ai piedi, e quello lì gli permette sicuramente di risolvere il problema nel modo migliore possibile, senza grosse problematiche. Ma lì viene praticamente alterata la circolazione, la microcircolazione periferica. E se prima di cena non c'è niente, dopo cena c'è qualcosa, si faccia venire in mente la cena che fa, il dubbio che gli entra in testa, che può essere appunto la causa è la cena, quindi da vedere bene con precisione che cena fa. Ok. Senti Piero, noi siamo in chiusura perché è volato. L'oretta è volata. Allora, noi abbiamo fatto questo test, speriamo che la cosa piaccia ai nostri amici che ci seguono, e io ti ringrazio. Vabbè, l'appuntamento lo rinnovo martedì prossimo alle 21 e vediamo cosa succede, giusto? Va bene, vediamo un po'. No, però diciamo ai nostri amici che comunque questo appuntamento con la radio è la diretta al martedì 21, poi si può sentire in replica sempre in web radio, direi giovedì mattina alle 8, così almeno mentre andate a lavorare ve la sentite, o il sabato alle 13. Poi trovate anche l'appuntamento in podcast, quindi su Spotify, e vediamo di fare un montaggio anche dedicato alla radio da mettere sulle pagine YouTube dove ci seguite in tanti, così almeno sono tutte informazioni utili che troverete in tutti i modi, sempre da noi. Volevo rivolgere l'ultimo pensiero al signore che ha detto che lui è stato praticamente costretto, obbligato a vaccinarsi, ma ci mancherebbe altro, io capisco e comprendo, ma del resto io non criminalizzo nessuno, lascio sempre le persone libere di decidere. Certamente, come ho detto, è vergognoso quello che sta succedendo in Italia, perché siamo di fronte a una proprio all'uccisione, alla manomissione della carta costituzionale, ed è veramente incredibile. Guarda, è venuto in questi giorni sono venuti a fare un sopralluogo venerdì, tra l'altro si vede, delle forze dell'ordine, e parlando del più del meno, appunto, siamo andati sul discorso che le forze dell'ordine, ecco, giurano sulla Costituzione. E quando io li ho nominati gli articoli della Costituzione, e consiglio a tutti di andarseli a leggere, l'articolo 1, 2, 3, 4 e poi l'articolo 32, e mi ha detto, sì Piero, non ci sono problema, l'articolo 32 finisce con la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Lo sapeva a memoria, incredibile, lo sapeva a memoria, fantastico. Certo. Questo qua è un qualcosa di supremo, che non poteva e non doveva essere, ecco, travolto, ecco, fatto fuori. Questo qua, l'articolo, quest'ultima frase è stata cancellata, fatta fuori. È per quello che tutti quanti, tanti tuoi colleghi, Paolo, se ne sono infischiati delle belle parole, dei diritti e tutto quanto, e hanno continuato a blaterare sulla prima parte di questo articolo 32, dicendo che lo Stato certamente, ecco, può essere, se non per disposizione di legge, quando c'era niente, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Incredibile. Andiamo in Spagna, emigriamo, andiamo a vederci così il Barça, Real Madrid, l'Atletico, Valencia, Siviglia e via dicendo, ci andiamo a interessare. Forse perché in Spagna è un paese che è arrivato alla democrazia un po' dopo rispetto ad altri paesi europei, perché è vissuto sotto la dittatura di Francisco Franco, per cui hanno forse un po' più presente di noi la situazione, perché qua tanti urlano e strillano al fascismo, ecco, al fascismo di quattro scannagatti, e invece non si accorgono di che cosa viene portato avanti da chi detiene il potere. Perfetto. Va bene.
Piero, io ti ringrazio, ma devo lasciarti perché ho dei problemi di batteria. Sì, va bene, a posto. Ciao, okay. Un saluto Paolo, dai, un saluto sentiamo. A tutti quanti e ci vedremo, ci sentiremo. Grazie mille, ci sentiamo. Ciao, grazie ciao. A tutti, ci vediamo e ci sentiamo. Vabbè.